un quimpennio amministrativo positivo quello che lei ha fatto finora? Ma sicuramente sì, per me parlano di tanti fatti che abbiamo fatto. Se rimettiamo in. Se consideriamo che è stato un quinquennio veramente, ma non soltanto per la città di Sora, ma diciamo per la crisi di livello internazionale, la carenza di tanti fondi, diciamo che posso veramente sostenere che il quinquennio è stato veramente positivo. Abbiamo, oltre alle opere realizzate, ce ne sono tante in via di realizzazione, in via di, anche di gara per l'affidamento dei lavori. E naturalmente anche le cose a livello amministrativo sono state messe a posto, in modo particolare il bilancio, e quindi ci sono tutti i presupposti affinché io possa chiedere ai cittadini il rinnovo di questo mandato, in modo da dare una continuità amministrativa e continuare a far crescere questa città. Io capisco i cittadini che si lamentano in modo particolare per le strade. In questa città abbiamo rifatto anche dei marciapiedi, basta girare, le situazioni più insostenibili. Per quanto riguarda l'asfalto, l'asfalto bisogna dire che è un'emergenza di tipo nazionale. Non è che a Sora sono le strade rotte e fuori Sora c'è il paradiso. Basta girare, le persone girano anche usciti da Sora, andando nella vicina isola, Frosinone, via discorrente, basti pensare alla superstrada Sora Frosinone. Cioè non è che c'è una carenza, una disaffezione del politico nei confronti di quelle che sono le richieste dei cittadini, è proprio una carenza di risorse economiche, risorse economiche che non provengono più dallo Stato come si faceva tanti anni fa. Le risorse i comuni devono trovarle sul posto. Noi siamo stati anche richiamati dalla Corte dei Conti perché non abbiamo una grossa capacità di riscossione nei confronti dei cittadini, ma infatti non ci siamo mai accaniti contro i cittadini e cerchiamo di non andare ad incidere ancora con un atto di imperio a chiedere i soldi ai cittadini. Però i cittadini devono sapere che purtroppo si vive soltanto di queste tasse. Sora ha messo le tasse al minimo, ci si lamenta per la Tari è il minimo. Per quanto riguarda la Tari, perché è venuta fuori la Tari, possiamo dire che sicuramente verrà abbassata la tassa sui rifiuti, anche perché abbiamo attivato la differenziata, abbiamo un risparmio di circa 120.000 euro al mese, quindi in un anno. Quindi una volta ammortizzate le spese per l'avvio della differenziata, sicuramente abbasseremo anche le tasse sulla Tari. Il problema dell'acqua esula da quelle che sono le competenze del comune, è un altro argomento che sta molto a cuore ai cittadini. Noi stiamo in guerra totale con i cittadini, nessuno si schiera a favore della CEA contro i cittadini, perché noi viviamo e stiamo qui a difesa dei cittadini stessi, ma diciamo che è una battaglia impari. Purtroppo siamo vincolati da un contratto fatto nel 2003 e ricordo che il comune di Sora non ha aderito spontaneamente all'adesione, bensì fu costretto ad aderire tramite un intervento di un commissario ad acta per la regione. Da allora c'è stata fatta qualsiasi tipo di, abbiamo provato con le buone, ma visto che non ci stanno risultati, stiamo provvedendo, come saranno i cittadini, a denunciare delle inadempienze, numerosissime inadempienze della CEA, e costringerla quindi a dare almeno il servizio. I cittadini vogliono soltanto che l'acqua ci sia sempre. Adesso, al di là del se costa 1,20 euro o 1,40 euro o 1,80 euro, l'importante è che ci sia. Questo io comunico quotidianamente alla dirigenza CEA. I cittadini vogliono l'acqua, il servizio in casa, e vogliono che le riparazioni vengano effettuate in un modo rapido e anche corretto, perché questo non avviene sempre. Il resto diciamo che grazie anche a questa amministrazione che ha dotato di un palazzetto dello sport che altrimenti ancora stava da terminare lì, noi abbiamo avuto proprio l'altro ieri la grossa soddisfazione, grazie anche all'impegno di Giannetti con la sua Globo Sora, di avere una squadra in un campionato nazionale di categoria A. Quindi l'impegno dell'amministrazione, come già ho avuto modo di dire nelle ultime ore, è quella di adeguare quel palazzetto in modo da poter essere idoneo ad accogliere e ospitare quindi le squadre che partecipano nella competizione del volley a livello nazionale. La sicurezza stradale,
Abbiamo speso anche nei cittadini, almeno non nei cittadini, ma l'opposizione, quella che è stata un'opposizione sterile in tutti questi 5 anni, si lamenta che non vanno bene, ma abbiamo creato delle rotatorie, c'è una razionalizzazione del traffico, un abbellimento della città, i residenti sono soddisfatti. Quindi che cosa dire su questo qui? Abbiamo fatto dei passi rapidi di attraversamento pedonale rialzati, che sono molto graditi dai cittadini, tanto è vero che abbiamo una richiesta enorme. Abbiamo provveduto a fare un fotovoltaico, quindi la green economy, un fotovoltaico dove per circa un megawatt e quattro. Abbiamo strutturalmente portato nelle casse del Comune di Sora circa 200.000 euro l'anno di proventi che, a costo zero naturalmente questo. Abbiamo provveduto a un centro di anziani veramente bellissimo, che sarà sicuramente un centro anziani tra i più belli, io non dico soltanto della regione Lazio, ma del paese, d'Italia compreso. L'unica lacuna che ammettiamo è quella delle strade. Le strade ci stiamo mettendo mano, abbiamo dei finanziamenti, non abbiamo fatto in tempo a farli in questo ultimo tempo, ma li faremo sicuramente all'inizio della prossima amministrazione. Sindaco, perché i sorani dovrebbero rivotarli? Dovrebbero rivotare per le cose che appena detto, perché è stata, a differenza della passata amministrazione, quella che mi ha preceduto, dove c'è stato un fermo totale di tutto, c'è stato una forte implementazione di quelli che sono i lavori pubblici. E tutti avranno notato che ci sono dei periodi in cui in questa città sono sorti decine e decine di cantieri. Abbiamo fatto i campi sportivi, abbiamo dotato questa città di 2 campi sportivi bellissimi, che è il Panico e il Tomei, lo storico Tomei. Abbiamo costruito un campetto per calcetto a Campobianco, un campetto di calcetto a Via Napoli. Domani inizierà il campetto delle compre. Sono cose che non ho detto prima, ma ci sono tante buone motivazioni. Beh, soddisfatto di questo che dico. Ma sono assolutamente soddisfatto. Naturalmente ci sono anche delle cose che non rifarei, non le dico, però non è che non ho il senso della responsabilità, e soltanto chi non fa non sbaglia. Qualche errore c'è stato, ma serve da esperienza e sicuramente non verrà ripetuto. Quindi una continuità nel suo lavoro? Certo, anche perché bisogna vedere nella storia, poi ci sono i sindaci che vanno avanti con due mandati, la città cresce di più, perché non c'è lo stop e la ripartenza, che poi ognuno dice la colpa è di quello che mi ha lasciato, i debiti, non mi ha lasciato i debiti, che poi è tutto così, diciamo, aleatorio sta cosa. Se c'è una continuità invece, si riparte, ma si riparte immediatamente, si riparte dal 6 giugno, dal 20 giugno, si riparte immediatamente, non c'è uno stop, non bisogna stare qui fermare, vediamo che cosa hanno fatto e che cosa non hanno fatto. Quindi questo è il motivo per cui io chiedo ai cittadini sorani di rivotarmi, sono sicuro di essere rieletto naturalmente con il loro appoggio, e sono sicuro che i cittadini, dandomi la fiducia, avranno da parte di questa amministrazione anche sicuramente un riscontro effettivo. Noi siamo stati l'amministrazione del fare e l'abbiamo lasciata alla città. Brevemente, nelle sue liste e nelle liste che lo appoggiano, tantissimi giovani. Allora, ci sono il 50% delle donne, quindi 48 donne, tanti giovani che hanno sposato questa nostra causa, e io mi auguro che ci sia spazio per queste persone, per avere volti nuovi e persone che mi dimostrano quotidianamente che hanno una gran voglia di fare, tante idee da poter applicare e mettere in atto. Voglio ricordare, perché questo non lo sa nessuno, io non ho mai preso la mia indennità è stata devoluta interamente alla piantumazione di circa 800 piante, quindi le piante che si vedono quest'ora sono state pagate dal sottoscritto, ma sono felice e fiero di averlo fatto. Perché io penso che un amministratore, specialmente se non ha bisogno dell'indennità, la debba lasciare. Lei ha rinunciato a 60.000 euro? Sì, sono 60.000 euro, perché sono 13.500 euro l'anno per 5 anni, quindi fatevi i conti, anche se qualcuno non condivide nemmeno questo, tanto è vero che su Facebook c'è stato anche qualche commento negativo. Io non so che cosa dire, cioè uno rinuncia alla propria indennità e viene anche attaccato. Vabbè, queste considerazioni lasciano sicuramente il tempo che trovano,
e sono sicuro che i cittadini invece hanno apprezzato questa mia scelta. Lei ha parlato sempre di prospettive e di crescita di Sora. Cosa dice ai suoi competitori sindaci? Di fare ai competitori campagna... sindaci? Io non so se qualcuno ha visto l'altra sera l'incontro fatto a Teleuniverso. È apparso chiaramente che non sanno nemmeno di che cosa parlano. Ci sono dei candidati che non hanno la minima idea di quello, degli argomenti, anche perché si sono sempre lamentati, hanno sempre speso le proprie energie per distruggere e per costruire, hanno sempre detto di no a tutto, evitando anche di dare quel piccolo contributo. Io credo che in un'amministrazione ci debba essere una minoranza e non un'opposizione. La minoranza che ha un compito, il rispetto dei ruoli ci deve essere, la minoranza deve fare i controlli, la maggioranza deve governare. Questa attuale, che io chiamo opposizione, non ha mai avuto una parola per collaborare con questa città. Ha sempre disertato le riunioni per la condivisione di alcuni progetti, per andare poi in consiglio a dire sempre no, no, no. Non comunque, c'è stato mai questa... Signor Sindaco, non è che poi in questi 5 anni è stato tutte rose e fiori. Ha avuto anche lei momenti di difficoltà. Con Iula, con altre persone che insomma che si sono allontanati. Ma sicuramente sì, ma quella è una storia, è un'altra storia, quella di chi è andato via, di Forza Italia. Gestivano l'80% delle deleghe, le più importanti le gestiva la compagine di Forza Italia. Io non ho mai interferito sulle scelte dei singoli assessori, quindi andando via hanno denunciato soltanto la loro incapacità a fare qualsiasi cosa, non hanno fatto nulla. Allora, Sindaco, continuità, continuare nel suo lavoro, questo chiede ai sovrani. Certamente, chiedo un voto di continuità, bisogna andare avanti altri 5 anni e vedrete, cittadini, che finiremo anche di fare quello che abbiamo lasciato incompiuto. Tanto è stato fatto, ma tanto faremo, basta leggere il mio programma.